delle illusioni ottiche sono, non sono fatte in maniera precisa e costruite in maniera puntuale. Quello che appare oggi attaccato al parcheggio sicuramente non sarà attaccato al parcheggio perché insomma ci saremmo dovuti bere il cervello per fare una cosa del genere. Però quella è la visione che dà il rendering. A volte dobbiamo aggiustare le misure per poter rappresentare tutto bene. Comunque la preoccupazione per le banchine non ci sarà. Bene, quindi sicurezza garantita a chi si siede. Partiamo con la viabilità? La prima domanda era relativa al sottopasso, quello esistente che ha fatto Cecconi. Ci siamo mossi in questo senso perché abbiamo già iniziato ad avere contatti con RFI e abbiamo già una parte di risultati. Il discorso è questo: noi di questa struttura purtroppo non abbiamo traccia a livello strutturale, nella composizione e nelle caratteristiche costruttive e quindi nel sistema statico della struttura. Come voi sapete, c'è un setto centrale molto imponente di 1,10 m di larghezza e la volontà dell'amministrazione su cui stiamo lavorando tecnicamente è quella di cercare di ottimizzare al massimo la luce netta, lo spazio che c'è tra le due spalle, con nella migliore delle ipotesi l'eliminazione del setto centrale, in un'ipotesi diversa nell'assottigliamento. Chiaramente questo va valutato nel discorso costi-benefici. RFI ci ha messo a disposizione, ci sta mettendo a disposizione i sondaggi nella struttura. Non so se qualcuno di voi ha visto delle ditte che facevano perforazioni sulle murature, sulla soletta superiore, sull'impalcato e nella fondazione. Questo serviva proprio per ricostruire praticamente la struttura portante del sottopasso e poi andare a studiare la soluzione tecnica che ci permetterà di poter sia aumentare in altezza appunto l'altezza netta e guadagnare eventualmente quella che era l'attuale spazio occupato al setto centrale. Ripeto, una parte di dati ci sono perché questo tipo di intervento si divide in due parti, che è uno l'innalzamento del binario, dove ci sono chiaramente dei parametri dettati da dati che ci dà RFI, quindi sono dei dati a cui noi non possiamo, cioè su cui noi non possiamo intervenire, e la possibilità di alzarlo, cioè di abbassarci in fondazione. Diciamo che in un'ipotesi verosimile c'è un range che va dai 20 ai 40 cm, quindi considerando che attualmente adesso è 2,03 m, anche se sul cartello c'è 1,98 m, per un margine che si crea sempre per un discorso di normativa di sicurezza. Questo è il margine a cui ambiamo per ampliare il sottopasso. Ripeto, è doveroso chiaramente fare poi i conti con quello che è la parte economica, però diciamo che l'opportunità c'è, è un'opportunità reale. E stiamo percorrendo questa via per ottenere questa cosa. Posso andare avanti magari con la viabilità? Per quanto riguarda, io le ho messe in fila secondo gli interventi. Via Mameli Nord, non mi ricordo chi è che l'aveva. Sì, esattamente, c'era la previsione nel piano approvato di un ripristino del doppio senso. E chiaramente adesso sul ragionamento che è stato fatto in questa viabilità attuale ad oggi, che poi sarà quella che sarà presentata nel progetto di variante, si ritorna alla situazione attuale, cioè quindi non si modifica in nessun modo il senso di marcia. Per quanto riguarda invece il discorso del senso di marcia relativamente al sottopasso di Viale Vittoria, per chi viene da est verso il centro, e qui magari poi se Luigi mi dà un attimino di aiuto, era stato valutato chiaramente nella fase di studio quali potevano essere diciamo, le possibilità, nel senso quelle migliorative, quelle auspicabili per la funzionalità del transito, ma anche quelle legate chiaramente alla sicurezza di chi percorre la strada. E questa che abbiamo alla fine poi messo sul grafico è quella che sicuramente è quella che commissiona in maniera migliore le due cose. Adesso non so se Luigi vuole intervenire. Sì, allora, la rampa del sottopasso si origina,
in prossimità dell'intersezione di via San Francesco con la Traversa, con via Regina Elena, quindi nel punto. La svolta, guardate, se voi avete presente la rampa del sottopasso di via Belgio, via Panama, si origina esattamente dopo l'intersezione, dopo la svolta dal lungomare sulla sinistra o sulla destra in base al senso di percorrenza. È esattamente uguale, cioè se voi l'avete di impianto. Sì, non so. Quasi la stessa distanza. Tengo a precisare, sì, giusto perché me la ricordo perfettamente, basta che chiudo gli occhi. Via Regina Elena, da un lato c'è Battista, poi sì, c'è la, i filati di Gervi, e poi di qua ci sta una parrucchieria. Sì. Questi si troverebbero in pratica alla no, via del Ballatore del Cortile. No, 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 ci sono due rampe laterali. Guarda, però le stavo dicendo di no, non è così. Ci sono due lo sto dicendo. Ci sono due rampe laterali che rimangono all'attuale quota del piano viario, che servono esattamente quello che lei sta dicendo. No, due rampe viabili, ho detto. Due corsie stradali 3,50 m più 1,5 m di marciapiede, che asservono proprio la viabilità, l'ho detto quando all'inizio della prefazione, che servono la parte nord come viabilità di servizio per il collegamento con la piazza della stazione, nella parte sud a collegare via San Francesco con via Piave. Quindi rimane il totale collegamento fra tutti i setti viari. Per quello che riguarda il sottobasso, la fattibilità è data dal fatto che il piano del ferro in quel punto attualmente si trova a 2,15 m rispetto all'attuale piano viario. Quindi la differenza di quota non è di 3,20 m, ma è della parte che occorre scendere dall'attuale piano viario per raggiungere i 3,20 m. Quindi parliamo adesso di 1 metro di altezza, grosso modo, come abbassamento, più le fondazioni e quant'altro. Quindi la fattibilità c'è proprio per questo punto, tanto in entrata da est che in uscita da ovest. Altre? Poi passiamo al comandante? Beh, allora andiamo nei... No, chiudevamo la parte viabilità almeno, così sull'aspetto quello dell'eccesso anche di traffico che potrebbe arrivare su via Vittoria. Sì, buonasera a tutti. Senza che perdo tempo in introduzioni, è chiaro che il collegamento sud-nord, nord-sud di piazza era una delle cose che doveva rimanere, perché tutti siamo testimoni delle difficoltà che ci sono quando questo collegamento non è possibile. E diciamo che io mi trovo, ecco, a verificare un progetto dove la strada era l'unico posto dove poteva essere messa, diciamo, per garantire uno spazio pedonale, eccetera eccetera. È chiaro che quell'incrocio lì è un incrocio che necessita un'attenta valutazione, perché non è un incrocio facile sicuramente. Quindi le ipotesi sono state vagliate un po' tutte. Inizialmente si era anche pensato di chiudere via Roma, proprio perché quello che io avevo espresso era una probabile criticità legata a una eventuale traiettoria veicolare dritto per dritto, per capirci, dalla nuova strada dritta in via Roma, con una visibilità limitata dovuta al sottopassaggio che c'è nell'immediatezza a destra. Quindi bisognava evitare questa cosa, e sono dell'avviso che solo con la segnaletica stradale questa cosa non ce la facciamo proprio a garantirla. Quindi si è pensato, e secondo me è un'ipotesi anche sperimentale, credo debba essere questa qui, di chiudere appunto con delle barriere via Roma, poi rimaneva un tratto cieco praticamente che rimaneva solamente per i residenti e per l'accesso ai garage, oppure invertire questo tratto con solo una, dove il traffico sarà veramente molto limitato, perché sarà limitatissimo, e consentire solo la svolta a destra, quindi accompagnare il flusso proveniente da est con direzione est-ovest, accompagnare il flusso in uscita di via Roma, evitando
la velocità di conflitto coincidente, quindi il conflitto deve essere, come si dice, nelle rotatorie accompagnato. Questo era diciamo, il tentativo. La viabilità a senso unico sud-nord sarebbe stata anche buona se si poteva evitare questa percorrenza dritto per dritto, che era secondo me potenzialmente pericolosa. Però ecco, direi che può essere un'ipotesi, una cosa sperimentale da verificare anche con l'uso, perché è un incrocio comunque l'unico possibile, ma comunque non facile. Grazie comandante. Poi non ho capito. Dal sottopasso verso via Roma. No, chi viene dal sottopasso può girare in via Roma, tu lo sai come funziona, insomma, perché ne abbiamo lavorato insieme molto tempo. C'era il problema di chi veniva dalla nuova arteria, che veniva da sud verso nord, che poteva andare dritto e non ha la visibilità a destra di chi viene da via Roma. Questo era il problema. Ma si sarebbe comunque intersecata la traiettoria, perché sono molto vicini. Però, ripeto, questa è un'ipotesi sperimentale e da verificare, non è un diktat, però credo che solamente provandolo questa cosa verrà fuori se è giusto. L'importante è che noi cerchiamo di limitare al massimo le situazioni di criticità e di pericolo. Perfetto, arriviamo all'ultimo giro di risposte, che così andiamo verso la chiusura senza ulteriori repliche e arriviamo alla parte un po' clou, quella che è uscita fuori, prima con l'architetto, poi col sindaco, e parliamo quindi di cineteatro e anche di spazi verdi che sono riemersi. Allora, principalmente le questioni che sono state chieste riguardano la facciata nord, che è quella, chiamiamola così, la facciata verso piazza. La domanda: si può cambiare squadratura? Dunque, mentre all'inizio, quando ci siamo approcciati con il cineteatro, facciata nord e ovest, che sono quelle, chiamiamole così, moderne, erano quelle che probabilmente pensavamo ci dessero meno difficoltà. Invece, mentre per quelle che riguardano le facciate storiche sono state accettate da subito le soluzioni che riproponevano la situazione esistente, con il vecchio soprintendente, che adesso non c'è più, è cambiato, si è deciso proprio, nonostante è stata proposta la riproposizione della facciata storica come era all'inizio, perché sappiamo che ce n'era un'altra identica, speculare, a quella del lato sud, in realtà è stata una risposta esclusa. Hanno detto no, non si può fare, perché sarebbe un falso storico, e chiaramente un falso storico per quelle che sono le linee del restauro oggi come oggi è improponibile. Quindi, per quanto riguarda la squadratura, diciamo che quella facciata si è scelto di conservare per il momento, perché quella tra l'altro è una prescrizione che è stata messa dalla soprintendenza, cioè in sede di progetto esecutivo, quindi quando si va a agire direttamente sulla struttura, va concertata ogni soluzione che viene proposta. Cioè, noi non possiamo decidere come, se mettere un frangisole in corten piuttosto che in cotto. Quella è l'unica facciata che va decisa insieme alla soprintendenza, e si è deciso oggi di presentare il progetto con quella squadratura, come è stata chiamata, perché è quella che al momento soddisfa l'idea di conservazione di quella facciata lì, perché comunque conserva un momento storico dell'edificio, che è quello di metà degli anni 50, intorno alla metà degli anni 50. Quindi l'idea di tornare alla facciata originaria per il lato nord e il lato ovest è stata è proprio esclusa, quindi no, non si può fare. Poi il discorso di che cos'è una piazza mi è stato chiesto. In realtà la piazza chiaramente è una porzione di uno spazio urbano, solitamente uno spazio pubblico, dove prima avvenivano tutte quelle che erano le relazioni culturali e sociali, come abbiamo detto poco fa. In realtà noi qui ci troviamo in uno spazio che è già compromesso, cioè già strutturato. Quindi quello che l'idea che c'è dietro questo progetto è andare a restituire
una qualità estetica, una qualità architettonica in uno spazio che già comunque è strutturato, che già ha una vita propria. Quindi comunque è una riqualificazione di uno spazio urbano e di uno spazio di aggregazione. Per quello che riguarda invece la parte verde è stata traslata verso la parte est della piazza, perché uno dei presupposti di questo progetto è proprio quello di andare a recuperare la maggior parte di spazio possibile per tutti quelli che sono gli eventi che vivono nella città di Porto Sant'Elpidio. E chiaramente uno quando fa un progetto lo deve localizzare, cioè deve fare i conti con tutte quelle che sono le esigenze specifiche di un paese, perché un progetto non è che può essere uguale dappertutto, non è un progetto univoco, è un progetto che deve sposarsi con la città che lo ospita. Quindi la scelta di spostare il verde è stata proprio questa, quella di andare a recuperare la maggior parte dello spazio pedonale e pubblico. Quindi queste sono le questioni. Direi che siamo al giro finale, così il sindaco risponde alle ultime sollecitazioni che sono diverse, soprattutto riguardo al cineteatro, dal discorso col privato, ai tempi, i costi, l'utilizzo, la parte pubblica, perché i negozi, e a te la chiusura. Sì, manca credo una risposta tecnica relativa ai parcheggi, che non è stata data un'indicazione precisa, quindi mi permetto. No, ma faccio io tranquillamente, tanto il progetto lo conosciamo abbastanza bene. Sì, in effetti non è stata trattata in maniera analitica la questione relativa ai parcheggi, ma credo che emerga, e poi dopo in fase di approfondimento questa cosa si potrà vedere ancora meglio, che di fatto tutta la progettualità è stata sviluppata proprio per cercare di mantenere in maniera più ampia possibile i parcheggi che attualmente ci sono in piazza. Cerco di riassumerli andando da nord verso sud. Via Principe Umberto continua a mantenere tutti i parcheggi attualmente esistenti, Viale della Vittoria continua a mantenere tutti i parcheggi esistenti, il parcheggio che Simone prima per capirci ha identificato davanti alla pizzeria Walter perde al massimo due o tre parcheggi, quelli che servono per la svolta, la funzionalità, quindi quelli restano, vengono persi i parcheggi al centro di Piazza Garibaldi, ma viene recuperato un numero di quanti parcheggi sulla nuova strada, Simone? Una quindicina di parcheggi sulla nuova strada della quale stiamo parlando, restano i parcheggi su via Biave, restano i parcheggi in via Cesare Battisti. Quindi di fatto la differenza a saldo è solo quella che deve essere calcolata tra quello che manca in piazza Garibaldi e quello che invece viene recuperato sulla nuova strada che si trova tra via Roma e via Indipendenza. Questa era l'ultima parte tecnica che mancava come risposta. Allora io se mi posso permettere non di fare una sintesi assolutamente, però di percepire diciamo quello che poi sono stati anche i vari interventi, credo che sia giusto quello che è stato detto perlomeno dal penultimo intervento, cioè che può capitare quando vengono fatte presentazioni di questo tipo, quando i politici e gli amministratori pregano gli architetti e i tecnici di preparare questi rendering per cercare di rendere il più visibile possibile quello che si vuole progettare, quello che si vuole portare avanti. I tecnici normalmente non sono molto contenti di questa cosa, proprio perché questi rendering molto spesso sono interpretabili in maniera molto aperta e magari non rendono l'idea invece appieno di quello che è il lavoro architettonico che c'è dietro. Ma sentendo un po' gli interventi siamo passati da chi definisce questa piazza troppo vuota a chi invece la definisce eccessivamente pensata sulla sfera commerciale, quindi eccessivamente tarata su un'idea commerciale. Molto probabilmente, come spesso capita, la risposta sta esattamente nel mezzo, e cioè il fatto che proprio davanti a quelle che sono, e è stata la storia sulla quale ormai secondo me non dobbiamo più ritornare, non ci dovremmo più neanche confrontare, non deve essere più un motivo di scontro, si è deciso di recuperare, o ancor meglio di restaurare, il cineteatro moderno all'interno di Piazza Garibaldi. È chiaro che con tutte le prescrizioni del caso questa cosa porta delle implicazioni immediate, ad esempio il fatto che c'è una difficoltà oggettiva a poter creare spazi di aggregazione, chiamiamoli così, commerciali, perché invece sarà una mia impressione, ma è stato proprio ben disegnato su questo, di spazi di aggregazione pubblica ce ne sono e ce ne sono molti, ritornerò poi dopo quando tratterò esclusivamente il cineteatro, ma è chiaro che il fatto di lavorare, questo lo dico in maniera
convinta sul creare un'appetibilità commerciale del centro è assolutamente qualcosa di fondamentale, perché condivido quello che veniva detto precedentemente: si può creare una bella piazza, può avere un bello spazio verde, può avere delle belle panchine, ma è inevitabile che bisogna creare tutti quei presupposti che poi dopo ci permettano di incentivare la camminata e, senza vergogna, lo ripeto un'altra volta, di incentivare quello che è lo sviluppo delle attività commerciali, con delle decisioni anche diverse rispetto a quello che l'attuale piano di recupero porta avanti, proprio per cercare già in questa fase, che era una fase senza entrare particolarmente nella politica, perché lo spazio è quello del Consiglio Comunale, non è quello di questa assemblea, di cercare di creare un progetto mediato anche attraverso quello che è stato il fortissimo dibattito che ormai da moltissimi anni c'è all'interno della nostra città. Quindi la risposta al consigliere Marco Fioschini è sì, il nuovo piano di recupero non avrà l'edificazione sopra all'ex comune, proprio per andare a rispettare appieno quello che è stato presentato. Chiaramente lo facciamo in maniera dialogante. Se avessimo portato prima la variante al piano di recupero e poi ci fossimo presentati con la presentazione del progetto, saremmo stati accusati di aver fatto prima la variante e poi di non aver presentato il progetto. Invece questa mi sembra realmente la strada di concertazione migliore, cioè quella di creare un'assemblea pubblica nella quale in maniera grafica si cerca di rappresentare quello che abbiamo in mente per piazza, e poi dopo, immediatamente dopo, seguono quelle che sono, come dicevo all'inizio, gli adeguamenti urbanistici, e quindi chiaramente la variante da portare all'interno del Consiglio Comunale. A differenza di ciò che abbiamo vissuto fino ad oggi nelle presentazioni generali dei progetti che si sono succeduti, questo progetto non prevede un business plan complessivo e quindi un'esecuzione dei lavori complessiva, tutti magari da far realizzare a un singolo soggetto attuatore. Come avete capito, ci sono vari step e vari momenti che, senza farla particolarmente complicata da un punto di vista amministrativo e burocratico, avverranno con delle delibere di giunta e quindi con dei progetti preliminari che poi dopo diventeranno esecutivi, gli appalti, eccetera, eccetera. Io lo ribadisco qui in assemblea pubblica: la volontà resta e resterà sempre da parte nostra quella di concertazione, naturalmente con le forze politiche che siedono in Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di opposizione. È chiaro che sul metodo ci dobbiamo capire e ci dobbiamo comprendere, perché se ogni volta che c'è una differenza ci mettiamo a raccogliere le firme, molto probabilmente non riusciamo a essere propositivi e laboriosi nell'attività. Dovremmo cercare di individuare tutti insieme una linea e poi dopo su quella lavorare e concertare. Questa è sicuramente un'ottima base di partenza, un ottimo punto sul quale, come poi si diceva, i lavori cominceranno. Mi addentro sulla questione cinema, che credo che sia quella che anche da parte delle nostre interventi sia rimasta un po' trattata meno, ma che sicuramente ha il punto centrale, il punto rilevante all'interno di questo intervento. Io condivido pienamente quelle che sono le osservazioni relative alla facciata nord e alla facciata ovest, ma ero presente fisicamente insieme all'architetto Maiolatesi e ad altri nel momento in cui l'allora sovrintendente Gizzi, arrivando, rimase profondamente colpito da ciò che erano oggi le facciate nord e le facciate ovest, chiedendoci immediatamente di non creare falsi storici, ma di andare a recuperare esattamente quello che in questo momento c'è. All'interno del parere di cui stavo parlando prima c'è un'indicazione riguardo alla facciata nord e ovest, cioè si dice: cominciate i lavori, andate a rompere, quindi aprire quella che è la parte superficiale, verifichiamo in corso d'opera se c'è una possibilità di poter recuperare anche quelle facciate in maniera storica, come quelle che invece, come ha presentato prima l'architetto, sono oggi al lato sud e al lato est. Quindi chiaramente su questo, come si dice, soltanto il tempo ci potrà dire se una volta aperte quelle facciate ci sarà la possibilità di poterlo fare oppure no. Chiaramente, come avete capito e credo che sia evidente davanti agli occhi di tutti, a questo punto non ci sono né limiti né tantomeno remore da parte dell'amministrazione. Continueremo quel percorso concertato che abbiamo fatto con la sovrintendenza e in base a quello si deciderà il recupero migliore, il restauro del cineteatro. È chiaro, e questo lo faccio perché è doveroso da parte mia non soltanto essere realista ma soprattutto anche molto concreto, è chiaro che questo parere apre
un'incognita molto, ma molto importante, legata a quelli che possono essere i piccioli che servono per recuperare questo cineteatro. È chiaro che al di là di quello che sarà il valore che l'Agenzia del Territorio, perché ormai questa è diventata una notizia che tutti conoscono molto bene, è in dirittura d'arrivo, quello che è la stima che abbiamo richiesto come amministrazione comunale all'Agenzia del Territorio, proprio per avere tutte le carte per poter valutare al meglio quella che sia l'operazione migliore da fare sul cineteatro. È chiaro che proprio davanti agli imprevisti, o ancor meglio a quelle che possono essere le prescrizioni in fase di aggiornamento del progetto della sovrintendenza, è possibile che questi costi lievitino e continuino a crescere a mano che poi dopo la progettualità va a cambiare. È per questo motivo che in maniera del tutto diretta vi dico e mi auguro fortemente che ci possa essere, l'amministrazione comunale sia in grado di concludere un buon accordo progettuale pubblico-privato, perché il fatto di vincolare esclusivamente l'intervento del cineteatro al pubblico rischierebbe purtroppo, e lo dico rischierebbe perché chiaramente a questo punto dobbiamo necessariamente andare avanti a step, di immobilizzare i lavori a mano che poi dopo si riesca a trovare le risorse per poterlo restaurare. Non serve fare gli esempi, ma tutta Italia è piena di proprietà pubbliche vincolate da parte della sovrintendenza che non verranno mai restaurate, perché di fatto non ci sono né finanziamenti pubblici né tantomeno quelli da parte del comune per poter provvedere a questo tipo di operazione. Quindi mi auguro fortemente, su questo posso dire che c'è un ottimo dialogo con la proprietà, per cercare di raggiungere un accordo. Qual è la difficoltà, e su questo vado a concludere e a rispondere a una delle domande, è che al di là di quanti molti o possono pensare o possono immaginare, l'operazione da parte del privato di collaborare con l'amministrazione è attualmente completamente sconveniente. Quello che viene descritto come molti negozi all'interno del cineteatro molto probabilmente non si traduce, numeri alla mano, con 200 metri di commerciale, sì e no. Questo vuol dire che, al di là che il cineteatro ha una fortissima connotazione pubblica, all'interno della quale si possono fare, si possono creare momenti di aggregazioni, sfilate, convegni e quello che veramente sempre è mancato al nostro centro, cioè un luogo nel quale ritrovarsi, nel quale poter passare i momenti anche meteorologicamente peggiori, nel quale poterlo vivere insieme, non c'è una quantità commerciale tale che possa permettere un'appetibilità così forte da parte di un privato. Quindi io dico in maniera fortissima che questa preoccupazione non ci deve essere. Sono molto contento che all'interno del piano di recupero attualmente vigente una parte di commerciale si sia, perché altrimenti rischieremo veramente di creare una piazza soltanto arredata senza un minimo di contenuti. Ma invece il binomio tra la piccola, perché bisogna definirla così, piccola parte commerciale che si trova all'interno del cineteatro e anche il luogo nel quale questo commerciale verrà definito, verrà concertato con la sovrintendenza e non ci saranno fughe in avanti da parte dell'amministrazione, dialogherà con il ritrovo. Io lo ricordo benissimo quella che è stata da parte della cittadinanza la difficoltà a digerire un mercato coperto spostato nella parte est, andando di fatto a levare quella che era un'ottima e una storica, direi, proposta commerciale che abbiamo all'interno del mercato coperto. Quindi recupero di quella realtà, che sicuramente con il progetto che verrà sviluppato darà un lustro sicuramente diverso al centro, associata, come si diceva, alla parte commerciale che già esiste nei palazzi esistenti in piazza, con quella piccola parte all'interno del cineteatro. Aperti al dialogo, aperti al confronto, però io sfido chiunque a dire che questo progetto non sia, dopo tanti anni, un'ottima sintesi di tante questioni che sono emerse, sulle quali molto probabilmente non si era mai trovati un accordo, e io sono convinto, perché questa cittadinanza vuole la piazza, che non sarà di certo una strada a impedirci di realizzare la piazza, ma soprattutto a dividere la città. Si può avere un'idea diversa sulla viabilità, si può avere un'idea diversa sul sottopassaggio, ma credo che quello che è stato creato e presentato sia una buona sintesi del dibattito che va avanti ormai da più di 20 anni, e credo che sia arrivato il momento e l'ora di dare una piazza a questa nostra città.
Bene, vi ringraziamo e vi ricordo che domani, per chi volesse avere ulteriori dettagli, potrà rivedere tutta la serata su il quotidiano online laprovinciadiferma.com. Buona serata a tutti e grazie.